Noi ce la stiamo mettendo tutta perché dopo tanti anni in cui l'Italia si è un po' fermata, stiamo cercando di farla ripartire e in alcune zone del paese la ripartenza è già forte, ma si può fare di più, si può fare meglio. Grazie in particolar modo alle donne che sono stragrande maggioranza qui dentro. L'ho detto prima, uno degli uomini ha fatto la faccia triste, lamentati. Cioè, quant'è la percentuale di donne che lavorano? 80%. Lo dico qui, a Verona, nel cuore di un'azienda che continua a fare grandissimi numeri. Noi abbiamo una gigantesca questione sull'occupazione femminile, soprattutto al sud. E finché un paese non fa lavorare le donne, quel paese non può dirsi un paese civile. E finché noi continuiamo ad avere un meccanismo per il quale alle donne è proibito tenere insieme maternità e carriera, maternità e professione, maternità e lavoro, quel paese non è un paese serio. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione molto tutti insieme, non soltanto con gli strumenti di welfare aziendale. E in particolar modo un pensiero ai più giovani. Età media bassissima qui, no? 30 anni. Io sono la rottamare praticamente.